Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, la scorsa volta, no, ero venuta qua a raccontarvi appunto di questa iniziativa di dialogo con Giorgia Meloni che sta andando molto bene. Ho raccontato pure che è molto impegnativa e che avrei bisogno che qualcuno mi sostituisse. Se sono qui, evidentemente, perché nessuno ha ancora risposto a questo appello. Però io non demordo, anche perché i risultati sono talmente importanti che sono sicura di convincervi. Il primo risultato ne avete già parlato, insomma, avete visto con quanta compostezza Meloni ha risposto al ministro francese Darmanin e alla Diaz. Evidentemente il merito è stato mio, insomma, questo l'avrete intuito, sono io che sono stata con lei un'ora al telefono mentre strillava a D'Artagnan, si chiama Darmanin, no? A Diaz, sai in Italia, a Diaz, che è sinonimo di sganassoni, dico, al... Se lei mi rivendica il G8, io attacco, perché ricordatevi, con lei ci vuole sempre molto polso, perché un attimo che te mette i piedi in testa, ve lo dico, al mio eventuale successore. Il confronto con la Schlein, evidentemente, è stata una mia idea, come avete visto è andato molto bene, lo raccontano le foto di loro due sorridenti, lo racconta il fatto che la Meloni si è appartata con Schlein per una ventina di minuti. Nessuno sa che cosa si sono dette, però naturalmente la prima occasione che gliel'ho chiesto, ah, oh, guarda, mi sono trovata veramente bene, anche a livello cromatico non credevo. Sono contenta, effettivamente eravate molto colorate, dice, ah, oh, beh, ma guarda, te posso dire, per me è una gran donna, è una donna in gamba, è una vera donna, di cui mi fa molto piacere, perché secondo i suoi parametri, insomma, non è madre, è gay. Manco del best donna, no, 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 a parte c'ha delle mani bellissime, molto femminili, fa, dico, ma che c'entrano le mani adesso? Dice una cosa strana, perché non è bella, ma non la smetterebbe mai da guardarla, non te lo so spiegare, dico, non fa niente. A un certo punto ho cambiato discorso perché si è preso una piega un po' strana, però voglio dire, stiamo parlando evidentemente di un successo importante, quindi non mi spiego il motivo per cui... Pure tu, Diego, non mi ha aiutato a sostituirmi, se no posso continuare a fare anche... Ma Cox, posso dire, ci ho ripensato alla risposta che mi hai dato l'altra volta, non mi è piaciuta, dipende da quanto mi pagano, io sto facendo tutto questo a titolo completamente gratuito. Anche, grazie, un po' di gratitudine. Anche laddove sinceramente pensavo che qualche vantaggio l'avrei avuto, sto tutto il giorno al telefono con la Presidente del Consiglio, pensavo vabbè almeno i soldi per fare un film e stavolta li troverò, nemmeno questo. L'altra volta mi telefona, Asabi, c'è mio cugino che ha scritto una sceneggiatura secondo me veramente notevole, dico... Però purtroppo io ho dovuto spiegare che non lo posso aiutare perché il cinema sta tutto in mano alle lobby de zecche. Poi mi sei venuta in mente te, dico, io che c'entro? Io pensavo che mi aiutasse lei e invece sono io che devo aiutare lei. No, ma sta sceneggiatura, devi sentire, è veramente rompe tutti quanti gli schemi, è una cosa incredibile, la reggite perché quando dà racconto caschi per terra, aggrappa l'immobile, si edite, dico, racconti, mi racconti questa storia di che parla? Cioè no, la storia è veramente... è un po' confusa perché la narrazione va a destra è un po' da mettere a punto, dico, ecco, ce ne eravamo accorti, ma so i personaggi che sono originalissimi, dico, mi racconti un po' chi sono questi personaggi, insomma, e fa a reggite, cioè sta un lui che è veramente un lui e una lei che è veramente una lei, ha capito la provocazione, dico, ce ne saranno un miliardo di film che hanno come protagonisti un uomo e una donna. Lascia perdere l'ideologia, Sabì, sto film fa i sordi. Dico, ma poi avete occupato la RAI, dico, lo faccio produrre dalla RAI, mi sembra tanto semplice, no, perché il problema qua è che Pino Segno e il cinema non se l'è voluto accollare per serietà sua, perché dice, già devo condurre Sanremo, già devo fare carta bianca, e sta preoccupatissimo, perché c'ha paura che Mauro Corona ci prova pure con lui, sta molto teso. (Ride)
Dice rischio che per fa troppo faccio male. Molto onesto è stato, dico sì, effettivamente incommiabile, qualcuno al suo posto avrebbe arraffato tutto, ma anche perché io poi Peppino ho dei progetti di vitale importanza per la narrazione della destra di cui non posso ancora parlare, dico ma la prego, ci anticipi qualcosa? Non lo dico a nessuno, no, non lo dico a nessuno. Io Pino lo vedrei a prendere le redini dei Super Quark. Io non ti ho detto niente. Su questo fatto della cultura, lo sappiamo, loro hanno questo senso di inferiorità. Bisogna essere molto cauti quando qualcuno mi sostituirà nel dialogo con lei. Bisogna andarci molto piano. Per esempio, loro si accorgono subito se tu sei uno di quelli che pensano tu hai letto soltanto Il Signore degli Anelli. Non glielo devi far capire, pure se lo pensi. Niente, non glielo devi far capire. Io sono stata sempre molto accorta e devo dire... Il segreto del dialogo è sicuramente l'umiltà. Il mio atteggiamento con lei è sempre io so di non sapere, che del resto è vero. Se penso che fino a poco tempo fa era una che diceva io con i fascisti non ci parlo e oggi mi ritrovo tutto il giorno al telefono con Giorgia Meloni, evidentemente che cosa ho capito della vita? Nulla. L'umiltà è importante. Anche quando, per esempio, mi pone dei quesiti a cui non so rispondere, glielo dico francamente, non lo so. Ma adesso un consiglio su come faccio a imparare un po' da plomba alla russa? Dico, non glielo posso dare un consiglio sulla plomba? Non lo so. Ma perché io non mi sono mai applicata sulla plomba, gli ho detto. Dovrebbe chiedere a qualcun altro. Che ne so, Corrado Augias, uno di queste... Ma che te credi, non l'ho chiamato? Ottima idea, dico. Non manco mi risponde, ecco. Posso dire? Questo è triste. Corrado Augias, lei penso... potrebbe ottenere dei risultati splendidi. Ad ogni modo, ho cercato di trovare appunto un punto in comune, perché le piace Augias, se le ho chiesto cosa le piace, questa limpidezza del ragionamento, sì, ma dà una grandissima fiducia, Sabì, questa compostezza, sì, Sabì, assolutamente, poi soprattutto sai che mi piace, che gli appiccichi una barba lunga e diventi identico a Gandalf del Signore degli Anelli. C'è qualcosa contro Il Signore degli Anelli? No, per carità, libro bellissimo. Però appunto, come dicevo, l'unica cosa sulla plomba, non so che dire, che gli avresti detto? Io alla fine sono riuscita soltanto a consigliare di mettere alla russa il libro sopra la testa per il portamento. Dicevo, ma ci posso mettere come libro pure Il Signore degli Anelli? Che si metta sto Signore degli Anelli? Cioè io non è, per carità, non è che vi sto cercando di convincere che sia una passeggiata. Ve l'ho detto, è un impegno abbastanza gravoso. Vorrei però trasmettervi il fatto che quando si ottiene un risultato attraverso la nobile arte del dialogo, l'emozione, la commozione, la gioia ci ripaga di tutti gli sforzi. E voglio raccontarvi, forse il più caro dei miei successi, quando, sempre cercando dei punti di unione con la Meloni, a un certo punto mi sono ricordata che aveva cantato Marinella di De André con Salvini, no? E allora ho pensato, le piace De André, gliel'ho detto, a lei piace De André, piace pure a me, una chiacchiera tira l'altra, e a un certo punto le ho fatto ascoltare Il Bombarolo. A momenti le pigliava un infarto. Ma che me sta a dire? Che sto De André che è? Una specie di cospito? Dico sì, effettivamente, una specie. Oddio, porco due che ho cantato, oddio che grezze. Quindi, insomma, grazie all'arte del dialogo, oggi la Presidente del Consiglio sa chi è De André. Non mi dica che era pure scafista, perché m'ammazzo! Sabina Guzzanti!